Guerriere e guerriere del Sailor, io sono Ferdinando e sono un gran fan di Sailor Moon. Benvenuti in questo video di sabato 19 maggio 2018. Oggi ritorna anime e manga e, come avevo detto, c'era un unboxing già spacchettato. Oggi torno a parlare dei manga di Sailor Moon, in questo caso del settimo manga che era uscito il... qui dice solo, ah, eccolo qui, il 9 maggio 2018, e il settimo volume, ovviamente della Star Comics, ci presenta la prima Other Senshi. Dal numero 7 vedremo in copertina le Other Senshi Eternal Sailor Uranus. Allora, qui come potete vedere il prezzo è $4,70, questo l'ho comprata su Amazon. Qui c'è Sailor Uranus, non super, molto carina, e lo torno sempre a ripetere nei video, queste mezze lune che hanno i colori delle fuku. Le fuku in giapponese indicano l'abito, la divisa Sailor, il costume alla marinaia di ogni guerriera. Vedere Eterna Sailor Uranus colorata è per me una cosa strana, perché noto che il fiocco giallo laterale da Super Sailor Uranus viene magicamente trasformato in quello che ha Eterna Sailor Moon, volevo dire. La stella gialla rimane, qui c'è una stella, e sulla tiara noto che le Outer Senshi e le Inner Senshi hanno le stelle con il loro colore delle loro fuku, e gli orecchini sono a stella, simile a Eterna Sailor Moon, però non hanno il simbolo dei pianeti, hanno solo delle stelle. E qui sul collarino la riga bianca diventa riga gialla, e la spilla, la brooch per intenderci, in cristallo viene chiamata brooch, e ha forma di stella, ovviamente blu, color della fuku. Allora, all'interno si presenta così. Io amo questi segnalibro. Sailor Uranus con il talismano, la Space Sword. Qui, come potete vedere, c'è una specie di uguale. Naoko ha fatto uguale, diciamo, all'interno. E qui ci sono dei colori, che sono i colori della guerriera di Urano, sul blu che va sul viola, il bianco, il giallo. Mi piace molto questa illustrazione. Qui abbiamo le Sailor Makoto, Michuri, penso si pronuncia così, Haruka, Setsuna è lei, deve essere Rei e Ami, Otaru, Minako, Makoto e Usagi, e penso sia anche Chibiusa al mare. Questa versione estiva mi mancava all'appello. Allora, vediamo un po', io vi posso far vedere solo queste qui. Allora, qui come potete vedere, qui non ho capito, Chibiusa diventerà bionda, vabbè. Questo è un art book, penso si pronuncia, sì, una tavola colorata, tutto qui. Mi piace molto qui, e qui ci dice già il titolo del primo act, quello 34, Infinity 5, Sailor Pluto, Setsuna, Meio. Ricordo che Meio è il cognome di Setsuna. E andiamo a vedere l'ultima. No, non posso farvi vedere. Ecco. E l'ultima appunto è questo. 1, 2, 3, 4, 5, si ritorna qui 5 capitoli. Molto bello questo sommario.
metto più qui, penso che non mi vede. Comunque molto bello questo color blu, Sailor Uranus, attorno a lei questa aura gialla rossa molto carina con la sua, il suo talismano. L'Act 31 Infinity 5, no, non è 34 e 31, il 34 e il 30, ora torniamo. Allora, il 31 appunto è Sailor Pluto Infinity 6 5, Sailor Pluto Setsuna Meio. Act 32 Infinity 6 3 guerriere. Act 33 Infinity 7 trasformazione Super Sailor Moon, quindi qui c'è la trasformazione, quella che abbiamo visto in Crystal, di Sailor Moon Super Sailor Moon. E qui c'è appunto Act 34 e Act 35, Infinity 8, Infinity 9, Infinity Labyrinth, prima parte e seconda parte. Devo dire la verità, la trasformazione di Sailor Pluto, io quando vidi Crystal mi arrabbiai, perché dissi la Toei Animation non l'ha messa, forse per non abbreviare l'episodio, eccetera eccetera. Qui in questa, qui perché c'è nel primo act 30, 31, ora 35, ora non mi ricordo, comunque c'è nel primo act, l'ho visto, l'ho sfogliato e praticamente la trasformazione di Sailor Pluto non c'è, quindi è una scelta ovviamente che è stata fatta dalla stessa Naoko. Ora non so se nella GP manga e negli albi della Star Comics degli anni 90 questa cosa c'era, perché come ho detto gli albi che io ho sono sparpagliati, non sono in ordine. Se qui non c'è significa che Naoko non ha fatto vedere, mostrare come in Crystal Haruka e Michiru la trasformazione di Setsuna quando si risveglia nel XX secolo, quando rinasce e appunto e si trasforma in Sailor Pluto. Quindi qui manca assolutamente la trasformazione perché Naoko non l'ha fatta mostrare, praticamente una decisione di Naoko è stata. Io davo sempre la colpa e io sbagliavo a dire la Toei Animation perché è una scelta di Naoko, perché qui non c'è, l'ho vista in due o tre pagine. La pagina successiva fa vedere altro, quindi non fa vedere proprio la trasformazione. I segnalibri sono molto belli, devo dire la verità. A giugno vedremo il numero 8, appunto Eterna Sailor Neptune. E avere lei, cioè avere loro, è una cosa stupenda, diciamo così. Poi quando, guardate qui, io ho sempre amato Naoko con queste sue scelte dei colori in base alla guerriera che rappresenta il manga. Io li leggerò da ottobre in poi, perché appunto a ottobre termina il 12° volume, però io devo ancora leggere altri manga prima di questi. Sì, ora inizia anche i temporali qui, vabbè, questo lasciamo perdere. E non ho altro da aggiungere. Sì, nuova edizione. Ho già prenotato 3,99 su Amazon la versione, cioè il numero 8 che uscirà a giugno. Guerriere, guerriere, sai, io non so cosa altro dirvi. Da Facebook a Telegram, i miei social network. Poi c'è Instagram, vabbè, i miei canali, il mio secondo canale, RandomTuber Boys, il mio Sailor Moon Fan si è affiliato ad Amazon, i canali ragazzi del Sailor Team, da From All Matte Chan a Luca Metabrixia. Noi ci vediamo domani con un video che penso sia, non c'è video, penso se ci sia una live, ora dipende tutto, tutto. Ora non so se c'è questa live o c'è una pausa o vedrete successivamente un video, il vlog, eccetera, eccetera. Al prossimo video, ciao ciao!